parte del Novecento, ha finalmente una casa a Firenze. Si trova in piazza Santa Maria Novella, nell'antico ospedale delle Leopoldine, di fronte alla chiesa che raccoglie al suo interno i capolavori di Filippino Lippi, Masaccio, Gian Bologna, Ghirlandaio, Brunelleschi. Ma non è la Firenze del Rinascimento quella protagonista oggi, bensì la Firenze del secolo scorso, una città vivissima, in fermento, che ha regalato all'arte grandi capolavori. In un secolo che l'ha vista protagonista della scena culturale nazionale e internazionale, dalla musica elettronica alla poesia visiva, dall'architettura radicale al cinema d'artista. In collezione qui ci sono delle emergenze notevoli, prima di tutto per gli anni 50 gli artisti dell'astrattismo classico, che ripetono delle linee di astrattismo puro e duro, possiamo dire, come quello dei Mondrian o dei Kandinsky, basti ricordare gli esempi di Berti o di Nativi, e poi invece con un'apertura verso la pop art negli inizi anni 60, verso un immaginario quindi suggestionato dai media di comunicazione di massa, ed è un bellissimo grande murale di Alberto Moretti a testimoniarlo, e poi a seguire con i momenti in cui Firenze si è veramente accampata, non esito a dirlo, anche con valore da protagonista nella scena internazionale fra fine anni 60 e tutto il corso dei 70, con le ricerche della poesia visiva, dei rapporti fra arte e tecnologia, e quindi in questo senso rapporti interdisciplinari fra ricerche visive e musica, basti pensare al laboratorio di Pietro Grossi per esempio, o alla centralità di Firenze per quanto riguarda le esperienze di musica contemporanea, Chiari, Oberi o Bussotti, che comunque hanno avuto riverberi anche nelle arti visive, il momento della architettura radicale seguito al 68 e quindi al ruolo importante anche maieutico che ebbero questi movimenti di contestazione giovanile nel lavoro degli UFO, Archizoom e Super Studio, per poi continuare nel corso degli anni 70 con una serie di iniziative che effettivamente hanno portato a Firenze gli artisti dell'avanguardia forte, dimostrativa di quegli anni, dall'arte concettuale alla body art alla performance. Devo ricordare quindi certamente il collettivo di Zona, ancora attualmente vivacissimo sotto il nome di Base, con Maurizio Nannucci, Paolo Masi, e l'attività della Galleria Schema, peraltro anche questa animata da un artista, da Alberto Moretti con Raul Dominguez, e l'attività di Artapes 22, questo primo studio di progettazione e produzione di video ad artisti molto precocemente, primi anni 70. Tutti i grandi nomi sono passati allora a Firenze. Il Museo del Novecento è suddiviso in 15 ambienti espositivi, ospita una collezione di circa 300 opere organizzate a ritroso. Troverete un racconto articolato per anni e per eventi su quello che è stato il Novecento a Firenze e non solo a Firenze, quindi la Toscana e anche l'Italia, perché le collezioni del Comune di Firenze si sono formate nel corso di un secolo, hanno recepito l'appello di Carlo Ludovico Raganti, proprio i giorni immediatamente successivi all'alluvione, per un appello a tutti gli artisti, anche internazionali, di donare opere alla città di Firenze per costituire un museo internazionale di arte contemporanea. Un museo che immediatamente accolse...